Ora la Superlega di pallavolo, la Lube ha battuto Trento ancora una volta in 5-7, di nuovo in rimonta. Carlo Angeletti. Per molti era la prima volta, Fefè De Giorgi dirà a fine partita, che giocare senza pubblica è come ballare senza musica. Il racconto di Lube, Itas e Trentino non può che partire dal contorno allora, ovvero dall'Eurosuole a porte chiuse. Così lo ha vissuto, per esempio, il libero Fabio Balaso. Sensazione strana, particolare, che siamo sempre stati abituati con tanto tifo, con tanta gente che viene a vederci, quindi molto, molto strano, senza pubblico, un palazzetto praticamente vuoto. Poi c'è la partita con una sceneggiatura ormai consolidata, quella che vede Trento andare avanti di due set, 22-25, 21-25 parziali a favore del sestetto di Lorenzetti. Fefè De Giorgi la spiega così. Hanno mantenuto per due set sempre un buon livello. Noi anche abbiamo cercato di stare dietro, però alcune cose non le abbiamo fatte bene che potevano fare anche la differenza. Le hanno fatto un pochino meglio loro. A quel punto, così come 3 settimane fa in semifinale di Coppa, inizia la rimonta dei Cucinieri. A guidarla sono Leal con i suoi 25 punti e Huantorena, che a referto metterà 14 muri, 25-18, 25-22 e 15-13 parziali della cavalcata vincente, che significa primato consolidato. Siamo una squadra veramente incredibile. Io faccio complimenti ai ragazzi perché giocare così in queste condizioni non era facile, sia per noi che per loro. Però siamo stati bravi e alla fine 2 punti per noi, quindi se si ferma il campionato noi siamo primi in classifica, qui siamo contenti.